A pochi giorni dall'avvio dei mondiali di Cortina è arrivato anche l'ok del Comitato Tecnico Scientifico all'apertura dal 15 febbraio degli impianti sciistici per le regioni che si troveranno in zona gialla. Una notizia che, in attesa della conferma del governo e tenendo sempre monitorato l'andamento della curva epidemiologica, riconsegna però nuova fiducia alla montagna e ai tanti operatori della filiera del turismo in sofferenza ormai da lungo tempo a causa della pandemia Covid. Siamo molto contenti di questa decisione del CTS che accoglie una proposta delle regioni dell'arco alpino, cioè di creare un protocollo per poter andare a sciare in sicurezza. Finalmente abbiamo una data certa, che è il 15 febbraio, e abbiamo delle regole certe con cui poter andare a sciare. Ora l'unica cosa che chiediamo è la possibilità di dare dei ristori immediati per tutto il mondo, non solo degli impianti da sci, ma anche degli albergatori, di tutto il comparto turistico, che in questo momento è in grave sofferenza. Quindi questa possibile apertura non deve prescindere dalla necessità dei ristori immediati. Capienze limitate per gli impianti, utilizzo obbligatorio della mascherina, ingressi contingentati sono alcune delle misure che rappresenteranno per gli amanti della montagna l'ABC per poter tornare finalmente sulle piste da sci in tempo di pandemia. Il via libera del CTS viene accolto con favore dagli addetti al settore, che però attendono altre risposte. Siamo però anche in attesa di altri segnali, uno su tutti, la mobilità fra le regioni a colore giallo, perché questa è fondamentale per poter aprire i collegamenti, soprattutto nei compressori del Dolomiti Superski. Altro punto molto importante riguarda i ristori, perché ad oggi attendiamo un segnale importantissimo, perché a questo punto della stagione ad incasso zero i costi sono lievitati di molto e un'eventuale nuova riapertura li porterà ancora più in alto. E noi abbiamo bisogno di sicurezza per poter ripartire le prossime stagioni e dare garanzia alle nostre società impiantistiche, ma soprattutto alla filiera che abbiamo dietro di noi.